giorno. E ora passiamo alle notizie. Oggi parleremo di una specie, l'Homo sapiens. Nel 2014 si è accertato che la nostra specie, Homo sapiens, non è pura. Il DNA contenuto nelle nostre cellule è fuso con quello delle specie con cui abbiamo convissuto. Questa è una scoperta che ha cambiato completamente il mondo della paleantropologia. Il DNA è fuso con quello del famosissimo uomo di Neanderthal, vissuto inizialmente in Africa, poi emigrato in Europa, dove c'era un clima più freddo e secco, con meno ore di sole. E ora passiamo la linea a Camilla Roselli, che intervisterà la famosissima scienziata Silvia Vassoli. Buonasera, questa sera, come già anticipato la mia collega Federica Casella, parleremo dell'Homo sapiens e ce ne parlerà appunto la scienziata Silvia Vassoli, alunna dell'antropologo Giorgio Manzi, che insegna paleoantropologia all'Università La Sapienza di Roma e ha pubblicato Il grande racconto dell'evoluzione umana. Buonasera, ce ne parli. La vera razza pura si trovava in Africa. Sono popolazioni che non si sono mai mescolate con altre specie di uomini. C'è stato quindi un primo esodo di uomini provenienti dell'Africa. Vorrei spiegarvi attraverso questa mappa quali sono state le ondate migratorie dell'Homo sapiens, che è passato dall'Africa all'Eurasia, un grande territorio composto da Europa e Asia, che lo portarono in contatto con le popolazioni neandertaliane. Quindi la prima ondata si sviluppò dal 130.000 al 100.000 a.C. e si è passati per l'Africa, stretto di Gibilterra, Spagna, Europa e Italia. La seconda ondata, dal 50.000 al 45.000 a.C., si è passati per l'Egitto, la Turchia, Afghanistan, Iraq, stretto dei Dardanelli, Asia, Europa. E qua gli Homo sapiens si sono incontrati con i neandertaliani. Buonasera, adesso parleremo della paleantropologia. Il docente di paleantropologia, David Caramelli, si chiede come è stato possibile che i neandertaliani, fino a qualche tempo fa, considerati brutti, ignoranti e rozzi, affascinassero le donne sapiens, belle, raffinate e con una cultura ben più elevata. Da questo punto di vista ci si chiede come è possibile che le donne sapiens e gli uomini neandertaliani hanno mischiato i geni. Sarebbe più logica la direzione opposta, dai maschi sapiens a femmine neandertal. Eppure la genetica non mente. Non si trovano alcuni geni mitocondriali neandertaliani nelle popolazioni odierne. Infatti, i geni mitocondriali si trasmettono da madre a figlia. Quindi, nelle nostre cellule avremo geni mitocondriali sapiens, visto che le donne erano della specie dei sapiens e non di Neanderthal. Con i geni Neanderthal siamo più protetti dal freddo e dalle infezioni, ma il nostro fisico accumula più grasso. Per questa sera è tutto, ci vediamo la prossima serata.